Protezione civile, Crete Senesi verso un piano integrato per emergenza e prevenzione. Il servizio di Andrea Colnago. Elaborare un modello gestionale di protezione civile di area che sappia rispondere alle emergenze in caso di calamità e sappia elaborare delle strategie comuni di prevenzione. Con questo obiettivo il Comune di Asciano ha organizzato il convegno dal titolo Protezione civile, una pianificazione integrata per le Crete Senesi, al quale hanno partecipato enti pubblici, associazioni, professionisti e cittadini. L'iniziativa di oggi serve fondamentalmente a questo, cioè non far abbassare l'attenzione. Purtroppo protezione civile e calamità sono eventi molto forti, quando si verificano poi normalmente l'attenzione si abbassa e ritorna all'ordinario. Ecco, l'importante di convegni, eventi come questo è cercare di riportare l'attenzione di tutti su questo tema, perché nell'area delle protezioni c'è parecchio da fare. C'è una pianificazione integrata che oggi purtroppo non esiste, ci sono difficoltà nei singoli piani comunali, a partire dal nostro. Quindi è importante che ognuno lavori nel suo comune, ma è importante che si inizi a parlare di una pianificazione condivisa. I sindaci dei comuni delle Crete Senesi, Rapolano Terme, Buonconvento, Monteroni d'Arbia, Murlo e San Giovanni d'Asso, si sono detti pronti a sedere ad un tavolo per dare vita al piano integrato di protezione civile. Presente all'incontro l'assessore regionale all'ambiente e alla difesa del suolo, Federica Frantoni. Il tema della protezione civile, che oggi più che mai assume centralità anche per i cambiamenti climatici ai quali purtroppo siamo abituati, è anche oggetto di una profonda riorganizzazione, perché con l'attuazione del passaggio di competenze, molte delle competenze sono passate dalle province alla regione, anche il sistema di protezione civile deve essere riorganizzato affinché quella rete territoriale maturata anche nel corso del tempo, che vede lo snodo principale nei comuni, ma che poi ruota sul mondo del volontariato e che un tempo veniva coordinata pienamente dalle province, oggi deve ritrovare ovviamente una sua conformazione acquisita a livello regionale.